Allora, ciao a tutti. La parola al nostro direttore dell'area sportiva Marco Monti. Subito. Noi siamo via veloci. Noi vogliamo andare a preparati. Ciao a tutti, ben arrivati questa sera. Non riesco con al saluto della Ferti e vi porto i saluti del commissario straordinario Gianni Sala e di tutto l'ambiente CSI Lecco. Questa sarà una nuova stagione caratterizzata dall'assemblea ordinaria che verrà fatta a gennaio, 11 gennaio, e che, dalla quale scaturirà il nuovo consiglio che ci porterà avanti per i prossimi tre anni e mezzo, quattro, fino all'anno olimpico 2028. Niente, io vi auguro una buona stagione. I numeri delle squadre più o meno sono simili all'anno scorso, abbiamo avuto un calo nelle ragazze e nel contempo abbiamo avuto un incremento nelle under 13, per cui alla fine i numeri si equivalgono rispetto alla stagione scorsa. Abbiamo un problema con le top junior, nel senso che abbiamo poche squadre, 4, e non abbiamo numeri sufficienti per fare il campionato nazionale. Ho mandato una mail nel pomeriggio alle società che si erano iscritte dicendo che le avremmo portate nella categoria open. Se va bene attendiamo fino a mercoledì una risposta e poi partiamo con la stesura dei calendari e quant'altro. Ecco, una cosa che ho notato nel inserire tutti i dati nel portale, che il weekend che ho passato l'ho dedicato esclusivamente a questo, e oggi sono riuscito poi a mandare le credenziali a tutti quanti, penso che le abbiate la maggior parte di voi ricevute. Mi mancano ancora una quindicina che sono tornate indietro per via di qualche blocco dello spam e quant'altro, e che invierò stanotte o domani al massimo personalmente una a una con le nuove credenziali. E dicevo, nel far passare un po' i dati così, ho notato che quasi tutte le squadre hanno alternanze o concomitanze con altre squadre. Io adesso mi metto nei panni del Sant'Uomo di Billy che doveva stendere i calendari, non so se riuscirà. Io personalmente non ci riuscirei a tenere fede a tutte le richieste fatte, fondamentalmente. Vediamo un po' come si risolverà il problema. Niente. Buona stagione a tutti, ve l'ho già detto, lo ripeto, e portate avanti in alto l'onore del CSI Lecco anche nelle fasi regionali e nazionali che non sono andate benissimo quest'anno. Ok, grazie. Partiamo con le norme particolari, quindi Open, Top Junior, Juniores, allievi e ragazze fanno il classico rally point system, quindi al meglio dei 5 set fino al 25, il quinto set al 15 con cambio all'8, penso che questo sia scontato per più o meno tutti. Mentre che è particolare è l'under 13. Allora, in under 13 si fanno 3 set fissi al 25. Durante il terzo set, a inizio terzo set, se il punteggio parziale è 1 pari, si fa il sorteggio. E al sorteggio ovviamente uno sceglie chi vuole servire, chi vuole ricevere, se vuole cambiare campo. Solo se sono 1 pari, se sta vincendo una squadra 2-0, il sorteggio non lo facciamo. Chiaro? Difficile? Sia che caso sia, facciamo il cambio campo. Un set è un punto in classifica. Ma il terzo set finisce al 27 o va oltranza 2 punti? No, si va sempre oltranza e devono avere 2 punti di differenza in qualsiasi set dell'under 13, sempre 2 punti di differenza. Potrebbe essere anche 36-34, non ve lo va
queste cose, perché l'anno scorso abbiamo rigiocato delle partite perché ci siamo confusi su questa regola. Quindi due punti a inoltranza. Dimmi, che cazzo è la mano? Ho visto qualcuno alzare la mano. Chi ha rifatto la partita? Vabbè, ma l'avete imparato, no? Ok. Obbligo di servizio dal basso. Un'altra cosa, ostica sono i palloni. L'under 13, anche se ci sembrano piccoline piccoline, utilizzano il pallone normale. Quindi il peso normale è quello che utilizzano tutte le categorie grandi. Quindi parliamo di un volte 5.000, di un volte 4.500, un micada similare. Quindi il pallone pesante. Vai, Mirko. Altezze rete, under 13 ragazze, 2 metri e 15, tutte le categorie femminili 2 metri e 24, a salire dalle allieve, tranne l'open misto che è 2,35. Sono uguali agli scorsi anni. Vai! Ho detto che erano veloci le slide. Quando ti dicono, mi hai fatto 45 slide, io ma sono veloci. Impianti orari. Allora, le gare devono essere giocate dalle 19 alle 21.30 massimo d'inizio in gara. Settimana di inizio gara 21.45 non più 21.30 però è pronto alle 21.45, ma se ricordate bene l'anno scorso avevate l'obbligo di presentarvi in palestra, avere disponibile la partita 45 minuti prima, quindi per chi ha la partita alla palestra dalle 9 può giocare alle 21.30 perché i minuti sono diventati 30. Mentre vabbè, il sabato non festivo abbiamo come sempre il pomeriggio, quindi dalle 14.30 alle 21.30. La domenica in festivi invece abbiamo anche la mattina dalle 10 fino alle 11.35. Sarà 11.30 quando mi faccio scrivere, sembra strano 35. Capita. Vai! Vabbè, distinta giocatori, le squadre si devono presentare la distinta giocatori in duplice coppia almeno 30 minuti prima. Quindi appena arriviamo in palestra dobbiamo avere le distinte pronte. Distinta elettronica che viene fatta dal tesseramento online o dal portale sport, che potete entrare con le credenziali che avete ricevuto quando avete fatto l'iscrizione al campionato. La distinta deve essere firmata da un maggiorenne. Ricordiamoci di firmarla. L'anno scorso mi sono arrivato un po' di distinte senza la firma. Quindi sempre firmata da un maggiorenne nell'ordine, il dirigente accompagnatore se ce l'avete. L'allenatore se maggiorenne o il capitano se maggiorenne. Se siamo una squadra di, mettiamo a caso una squadra di open, ci siamo tutti e tre in campo, quindi siamo tutti e tre sul campo, deve firmarla il dirigente accompagnatore, non il capitano perché è comodo negli open. Se c'è lo firma quello che ha la priorità. Domande? No. Andiamo avanti. Elenco degli atleti. All'interno della distinta ovviamente non entrano già in automatico dei controlli persone che non hanno l'età per giocare in quella categoria lì, quindi in under 16 non mi entra un ragazzo che mi fa le open, o in open non mi entra un ragazzo che mi fa l'under 14. No, junior e under 16. Per essere visto anche ora, mi riprendo. Grazie. Under 16 ho appena cazzato l'unica. Visto che non sei l'unico. Poi, il numero massimo previsto dai regolamenti, ossia, in distinta entrano 11 giocatori più libero, quindi sono 12 atleti in tutto, 11 giocatori più 2 libero, quindi sono 13 atleti, 12 giocatori senza libero, oppure 12 giocatori più un libero, quindi diventano 13, 12 giocatori più 2 liberi diventano 14, 13 giocatori più un libero, quindi diventa sempre 14. Per le categorie dove non è previsto il libero, ovvero l'under 13, si possono iscrivere in distinta fino a un massimo di 14 atleti.
13 più 1. Eh? 13 più 1, eh? 13 più 1. Sì. Sono regole. Ah, una cosa che non ho detto. Sì, no, ma anche l'anno scorso c'è. No, c'è. Una cosa che non ho detto. Indistinta entrano le persone tesserate per quello sport. Quindi se io sono tesserata a pallavolo, PVO, non posso andare a giocare nel misto che lo come sport è PVM. Sì? Ma qui giocare due tesseramenti, cioè nel senso che se una ragazza si gioca. Che gioca sia questo, una categoria vuole giocare nel misto, sì, devo fare il tesserino deve avere la doppia sport, PVO e PVM. No, stessa tessera. Sì, sulla stessa tessera. Ma deve avere due discipline specifiche. Inserimento giocatore due volte. No, se ha già fatto il tesserino e vuole aggiungere la disciplina nuova, deve chiamare la segreteria, non può farlo direttamente. Se invece lo rinnova, che era già così, o lo fa il nuovo, mette le due discipline. Ok. Staff tecnico. Nello staff tecnico possono esserci al massimo 5 persone. Dirigente e accompagnatore. Per fare il dirigente e accompagnatore basta avere 18 anni. Questo è l'unico requisito. Il primo allenatore può essere minorenne, deve avere obbligatoriamente 16 anni. Per le categorie giovanili, quindi intendo under 13, ragazze, allieve, junior, top junior, devono avere l'abilitazione, devono essere qualificati sul CEAF e essere aggiornati. Quindi non solo devo ottenere la qualifica fatta dal primo livello del corso allenatore, ma devono ogni anno fare 5 ore di aggiornamento e mantenere sempre il cartellino aggiornato e verde. Secondo allenatore stessa cosa che per il primo, stessa età, stessa qualifica, altrimenti non entrate in distinta. Per gli open invece non è obbligatorio, ma è altamente consigliato. Ma sinceramente questa regola dell'allenatore, soprattutto la seconda allenatore, io la posso capire, ma state distruggendo un sacco di realtà, perché già si fa fatica a trovare persone disponibili. In più, quando gli viene detto che sono obbligati a fare tutti questi corsi, tu dici una società che per normale iscrive 3 o 4 nuovi allenatori all'anno a fare corsi. Soprattutto sul secondo allenatore, nel senso io ne trovo uno. Spesso il secondo allenatore è una ragazza che arriva dalla nostra junior, dalla nostra top junior, che cerchiamo di farla inserirla e farla imparare. Quando manca il primo allenatore, lei solitamente non ha il corso. Non può stare neanche in panchina in nessun caso, perché non ti entra come dirigente accompagnatore perché non è maggiorenne, quindi deve essere obbligato a andare a un genitore che non capisce assolutamente niente e si deve in panchina senza sapere minimamente una regola, perché questa neanche può essere lì l'unica volta che magari l'allenatore qualificato non c'è. Cioè nel senso, mi sembrano, io le posso capire, ma mi sembrano robe veramente assurde. Poi la maggior parte delle squadre sinceramente gli spieghi il problema e chiude l'occhio, anche se non può la fa stare lì, anche se non potrebbe, anche se poi ci sarebbero tutti magari altri problemi di discorsi assicurativi eccetera eccetera, però lo fa. Poi vai da altre che invece stanno lì il regolamento alla mano, alla lettera, poi magari non sanno più neanche quali posizioni devono prendere 4 anni, però vabbè, è un altro discorso. Cioè, sono regole nazionali. Lo so che sono regole nazionali, però fatelo presente, cioè nel senso siete un comitato, non è abbastanza. Cioè almeno sul secondo allenatore dico, cioè no, io non capisco la regola, va bene, poi CSI diventa federazione, perché ormai la differenza non c'è più, tante squadre stanno saltando per crescere, trovano gente che, cioè noi quest'anno come ragazze abbiamo dovuto dire di no a una lezione per le ragazze, ma non ho gente, ecco, sono saltate tutte, non c'è più la pretesa, non c'è più la rovinata, non c'è più il Sant'Egidio a livello di giovanili, di ragazzi under 14, ed è quello il motivo per cui si riducono. Si è rimasti in ruolo la Volca, c'è l'Ecco Alta e noi. Cioè fatelo presente, no, guarda, capisco le regole e tutto, però no, per amor del cielo. Diciamo che per rispondere
non perché voglia fare il legato di me stesso, ma anche noi ci troviamo le regole tante volte che ci piovono addosso. Ma come avete visto, e se c'è qualche presidente di società così, tutto il mondo dello sport si sta evolvendo, si sta equiparando alle federazioni. Cioè non siamo noi che lo decidiamo, sono cose che ci vengono imposte dall'alto. Sul fatto dell'allenatore, abbiamo fatto questa scelta come comitato, che in realtà in Italia non penso che ce l'abbia qualcuno, o meglio, è scritto nelle regole che i campionati nazionali debbano avere anche l'allenatore qualificato, però nessuno l'ha imposto. Noi l'abbiamo imposto come comitato perché, se vi ricordate chi ha vissuto l'epoca Covid, siamo stati gli unici che abbiamo potuto fare attività sportiva. Però no, però proprio per questo, motivo, perché abbiamo rispettato le regole che venivano imposte per i campionati nazionali. E in virtù di questa ondata, avevamo fatto un sacco di corsi, avevamo un sacco di allenatori, abbiamo detto, è inutile che, cioè, siamo arrivati lì, abbiamo passato fuori il Covid, e adesso che è finito il Covid torniamo indietro, no, rimaniamo come siamo, capisci? Questo è stato l'obiettivo. Tornare indietro non è che non si può, si può, ma deve essere una scelta politica del comitato. E come sapete il comitato è commissariato, quindi non può fare scelte politiche diverse rispetto a quello che aveva deciso. Col prossimo consiglio invece questa cosa potrebbe cambiare. Quindi vi invito a fare mandare una mail a segreteria magari a metà a gennaio, a febbraio, in modo tale che per la prossima stagione potrebbe il nuovo consiglio decidere diversamente rispetto a quello che è adesso. Per cavalleria, prima lei. Io invece sento rispetto a questa cosa, a questo discorso degli allenatori, non si potrebbe fare come fa il CSI Milano, ad esempio. Il CSI Milano organizza dei corsi online per allenatori e alla fine rilasciano la stessa qualifica, che tra l'altro è valida anche per tutto il CSI, perché appunto, e secondo me aiuta tanto, perché questi corsi tra l'altro sono online, anche live, quindi uno si iscrive, paga la quota che deve pagare e comodamente da casa tua quando ha tempo si fa quel corso e c'è l'esame. Ok, ho capito, sì. Non voglio interromperti, ma anche questa è una scelta politica, perché la formazione è una scelta politica del comitato, del coordinatore della formazione, e si è deciso perché questi qua dobbiamo equiparare il corso online che è fatto magari, che uno lo fa quando vuole, rispetto a quelli che hanno fatto il corso base, che si sono fatti, scusatemi il francesismo, ma io tanto venendo magari 30 lezioni, e quindi abbiamo fatto una scelta sostanzialmente, questo è il motivo. Però nulla vieta che la prossima stagione il nuovo consiglio possa decidere diversamente. No, ecco, voglio dire la stessa cosa sua per online. Ci sono università online, si fa smart working. Condivido tutto. Okay. L'aggiornamento tutti gli anni, aggiornamento di 5 ore, cioè uno che ha sempre fatto, c'è 50 anni che nella pallavolo da 40. Adesso non ho spiegato il senso. Allora, questa non è una direttiva del CSI, né l'ECO, né nazionale, ma è una direttiva del CONI. Perché tutti i tecnici devono essere inseriti nell'albo e per poter essere, sono equiparati, tecnici federali, tecnici di commissione sportiva sono dentro tutti e tutti devono fare l'aggiornamento così. La tra federazione e CSI a questo punto dove è rimasta? Ma è lo Stato che vuole conglobare tutti nello stesso punto. Federazione di fare 4 lezioni. Non possiamo esimerci da questo se vogliamo vivere, altrimenti chiudiamo. Ok, ma non sto dicendo che no, senza offesa, fare corso anche in parte, 13 lezioni, 4 online e anche in presenza, non mi sembra eccessivo, poi magari ne sai più questo dato lo stesso. A proposito, stiamo cercando collaboratori per il servizio della formazione, se qualcuno vuole darci una mano è ben accetto. Quando lo arbitravo, direi io all'allenatore che facevo la ragazzina per farlo in posizione, se no finiva la partita perché dopo 11 volte che glielo fischi. Un allenatore che non sa neanche la formazione su un Claudio.
quello sì. Ok. Allora, torniamo al nostro staff tecnico, poi abbiamo il medico deve avere 25 anni minimo e ovviamente deve avere l'opportuna documentazione per dimostrare che è realmente un medico. Stessa cosa per il fisioterapista, solo che il minimo è 20 anni. Fido, qualcuno di voi ce l'ha il medico fisioterapista? Bene. L'ultima figura, una delle più importanti, è il segnapunti, che deve avere minimo 16 anni perché fa parte della terra arbitrale e deve saper fare il referto. Poi sulle distinte abbiamo la firma dell'addetto DAE. Anche qua siamo molto attenti perché alcune distinte mi sono arrivate senza data, senza codice fiscale, senza firma. Cioè si può o compilare a mano o precompilare direttamente online. Ricordiamoci di firmarla, almeno data e firma. Vai avanti. Vabbè, l'età abbiamo, non sto qua a raccontarvele tutte, l'under 13 dalla 12 alla 15, le ragazze dal 2011 al 2014, le allieve dal 2009 al 2013, juniores abbiamo dal 2007 sempre al 2013, open femminile e open misto 2009 precedenti. Quindi per l'open femminile e open misto sono minimo 16 anni. Vai pure avanti. Atleti. Qua partiamo con le regole un po' più complesse. Allora, gli atleti, se sono tesserati anche federazione, non possono giocare in Serie D, a meno che l'atleta sia una ragazza che abbia meno di 16 anni. Sì, è vero. Scritto così? Pallavolo sì, pallavolo così. Pallavolo sì, ho scritto così sulle... Sono regole che ci vengono imposte dallo sport in regola. Non le abbiamo inventate noi. Poi, per società diverse tra FIFA e CSI, cioè io gioco in federazione al Sirone, ma gioco nel CSI al Calco, dico perché sono i primi due che io ho qua davanti. In questo caso, sempre non posso aver giocato io più di 16 anni, quindi non posso giocare in Serie D, ma ho bisogno anche il nulla osta se io ho giocato in delle gare federali. Ha una squadra a Como, lui fa il campionato di Como e nostro. CSI sempre. Sempre CSI. Ma la stessa categoria, no? Stessa categoria. Allora, nella stessa categoria secondo me no. Perché comunque la distinta te la vanno a fare. Sì, la distinta non c'entra niente, sì, non c'è il vincolo. Però in teoria essendo tutti e due campionati nazionali, a meno che Como non fa campionati nazionali, penso di sì. Sì, sì. Adesso la parte regionale. Un giocatore non può fare campionati per lo stesso campionato nazionale per la stessa società in due squadre diverse. FIFA a Como, FIFA a Como e la fa giocare. FIFA a Como e. L'ultimamente stava chiaramente CSI Como. Lui è dell'erba categoria juniores, prima non c'era, è arrivato dopo. Sì, infatti è fuori. Non c'era il cancello aperto? Non c'era il cancello aperto? Ok, perfetto. Allora, poi passiamo alla terza regola. Un atleta federale deve giocare in CSI per poter giocare ai playoff un terzo degli incontri totali, quindi non sono più le 5 partite ma un terzo. Per aiutarvi nel calcolo, nel primo comunicato utile, dopo che abbiamo pubblicato il calendario, quindi sappiamo quante giornate ci sono, noi lo scriviamo. Quindi l'unica cosa che dovete fare è leggere. Leggete. E lì, così vi aiutiamo un attimo. Poi controllate che uno abbia giocato un terzo. Noi controlliamo nel momento in cui c'è un ricorso. Ma basta che si venga. No, devono proprio entrare in campo. Mettere il piede in campo almeno un'azione.
detto prima. Segno punti. Segno punti è tesserato per la società. Deve essere capace di compilare il referto. Ok. Per essere capace dovrebbero aver frequentato almeno un corso o venire a fare un ripasso. Noi abbiamo organizzato al momento due corsi. Uno il 15 ottobre, martedì 15 ottobre, uno mercoledì 23 ottobre a Olgiate. Sul sito trovate il modulo per iscrivervi. Non fa mai male, quindi un ripassino io lo farei sempre. Come quarta cosa, il segnapunti deve essere scritto in distinta. Bisogna ricordarsi di scrivere tutti i campi del segnapunti, quindi segnapunti, nome, cognome, numero di tessera. La tessera è con la foto? Sì. Allora scrivo cessi di tessera con foto. La tessera è senza foto, ho bisogno anche del documento di identità scritto sulla distinta. Quindi tante volte so che tante squadre lo aggiungono a mano perché magari non sanno chi viene, chi non viene, che mamma si presenta e che mamma non si presenta. Quindi scrivetelo a mano, ma scrivetelo con tutti i dati. Quindi se c'è scritto con foto va bene solo il tesserino, se senza foto devo mettere anche la carta d'identità. La stessa che presenta all'arbitro per fare il riconoscimento. Scusi, ma se uno ha fatto il corso segnapunti in FIPAV, deve comunque rifare il corso o lo fa? No, il corso segnapunti da noi non è obbligatorio, l'importante è che chi lo fa quindi è capace di farlo. Quindi noi come dirigente e quindi mettiamo dentro i dati. No, se mi come segnapunti puoi scriverlo. Se la fai sì, come dirigente. Insegna punti deve presentarsi insieme alla squadra, quindi deve essere lì almeno 30 minuti prima. Vai avanti. Quindi vai avanti, questo l'abbiamo già detto, dei controlli che fa la distinta sui tesserati, dello sport, dell'anno sportivo, vai più avanti. Spostamenti gara. Allora, spostamenti gara. Come prima cosa le due squadre devono essere d'accordo a spostare la gara da quel giorno lì. Vai pure avanti. La facciamo con ormai il nostro metodo consolidato tramite gestione campionati. Quindi questa è una parte del nostro sito dove c'è il link. Ricordo che lo spostamento gara deve essere fatto entro 8 giorni prima della data di calendario. Vai pure avanti. Effettuiamo il login con le credenziali che vi manderà il nostro fratello Marco. Già mandate, quindi siete già a posto, perché non dobbiamo calendare così da spostarle. Direi di no, cercate una cosa sugli spostamenti gara. Cercate di farli solo se sono strettamente necessari, perché ci mandano in crisi. Soprattutto dove abbiamo gli arbitri designati. Diventa davvero, è davvero problematico spostare la partita il lunedì sulla domenica. Facciamo davvero fatica, già siamo pochi. Vai pure avanti. Quindi entriamo, andiamo su strumenti, spostamenti e rinvii, selezioniamo la data originale della nostra gara. Vai pure avanti. E compiliamo il form che ci si presenta. Una cosa da dire, noi intendiamo spostamento quando abbiamo la gara, non sappiamo già che invece di giocare sabato prossimo giochiamo lunedì, allora faccio lo spostamento. Se invece io non ho ancora la data perché devo aspettare il comune che mi conferma la palestra o cose di questo genere, facciamo un rinvio alla gara da destinarsi. I rinvii però non sono fino alla fine del campionato, nel senso mandate il rinvio entro 3 settimane. Dovete dire quando è che giocate, quindi non è che è una partita che metto in rinvio a novembre, poi comunico a gennaio quando la faccio, la comunico subito. 3 settimane di tempo. Per giocare, non per competere. Per giocare. Vai. Poi all'altra squadra avversaria arriva la mail dove si può accettare o rifiutare. In teoria, visto che c'è l'accordo preventivo, io non dovrei vedere le partite rifiutate, sono tutte accettate. Vai pure avanti. Aspetti, ma c'è stata entro le 3 settimane successive sì. O va comunicato? Entro, giocata entro le 3 settimane successive. Non si può dire, spostamento è 3 settimane. Sì,
Poi, tutte le gare comunque... Fai due spostamenti. Lo spostamento gare quando volete. Il rinvio, in caso di rinvio, il recupero di quella gara lì deve essere fatto entro 3 settimane. Ok. Allora, tutte le gare devono essere giocate entro la fine dell'ultima giornata di quel girone. Cioè, se io per femminile finisco la prima settimana di marzo, non posso spostare una gara alla seconda settimana di marzo. Perché il mio girone finisce così, magari l'altro girone finisce più tardi, però il mio girone finisce così. Quindi io gioco entro quella data lì. Vai pure avanti. Spostamento oltre i termini. Abbiamo un imprevisto, non abbiamo gli 8 giorni, possiamo comunque chiedere di spostare la gara. Anche in questo caso abbiamo... la richiedente che deve mandare una mail a commissione.pallavolo@cessilecco con scritto gli estremi da calendario, quindi il numero di gara, le squadre, quando giocavate, l'orario e dove giocavate, perché noi dobbiamo riuscire a rintracciare la vostra gara. Anche la categoria, possibilmente anche la categoria, così non impazziamo. Anche la categoria. La squadra avversaria deve mandare una mail uguale, i dati devono coincidere. Dopo aver messo gli estremi da calendario, ovviamente mettiamo i nuovi estremi anche qua completi, quindi la data, l'ora e almeno il campo. Ok? Questo perché se non siamo all'interno, se siamo all'interno degli 8 giorni, gestione campionati non ci permette di inserire lo spostamento e quindi è obbligatorio fare queste procedure, perché se voi provate fisicamente a andare dentro, se al venerdì volete spostare una partita che si gioca domenica, non potete farlo fisicamente e anche gestionalmente. Vai pure avanti. È meglio che non facciate niente. Ok, tutto questo deve la richiesta e la conferma devono arrivare nell'arco di 24 ore, quindi insieme. Se, in alcuni casi, se la gara che ho esposto è nelle 24 ore successive, io ho bisogno che, soprattutto per le squadre che hanno l'arbitro designato, che mi sentite il nostro caro Mirko, che vi risponda allo SS Arbitri. Lui è il nostro designatore, quello che impazzisce a coprire tutte le gare. Vuoi dire due cose? Niente, tutto a posto. Un po' timido. Qua è un po' timido, sui campi no, ma qua è un po' timido. Deve andare sul cadre gozzo. Deve andare su per arbitrare, che vedi che non è più timido. Va bene. Vai. Vai. I referti. Aspetta, dimmi. Sugli spostamenti. Vai. Allora, dal lunedì in cui i calendari vengono pubblicati, guardateli al volo, guardateli subito, guardate tutte le giornate, fino alla 14esima, 16esima, 20esima. Se c'è da fare degli spostamenti, contattate la squadra avversaria e fateli subito, perché gli spostamenti che ci fate arrivare entro l'inizio del campionato non ve li facciamo pagare. E soprattutto, se arrivano subito gli spostamenti, non facciamo impazzire il nostro designatore che non sa più chi mandare. Quindi più anticipo abbiamo, più riusciamo a lavorare tutti, voi a fermare le palestre, a sistemare. Gli altri che arrivano dalla Juniores. Allora, i documenti di gara, per chi ha squadre della categoria under 13, ragazzi e allieve, il vostro dirigente arbitro, tesserato che vi arbitra, deve mandare il referto in commissione provinciale entro 7 giorni dalla disputa della gara. Vai avanti Mirko. Può arrivare in diversi modi, direttamente a mano in sede, ve lo sconsiglio proprio. Un'altra cosa che sconsiglio è la posta, perché ci vanno sempre persi. Quello che vi consiglio io invece è, vai avanti,
mandare un'email a referti.pallavolo@csilecco.it. Il file deve essere un PDF leggibile, quindi va bene farlo col telefono, però dobbiamo evitare tovaglie, cose sfocate. Io devo riuscire a ingrandirlo perché quelle bellissime quadrettini piccoli, io devo riuscire a leggerle senza dover fare una prova della vista, possibilmente. Quindi l'abbiamo chiesto anche ai nostri arbitri, i reperti devono essere i più chiari possibile. Se non sono chiari, ve li mandiamo indietro, vi scriviamo di rimandarci la scansione del reperto. Se il reperto non è leggibile, sì? Sì, esatto. Ti rispondo alla mail dove me l'hai mandato dicendo di rifare il PDF, non la partita, non il reperto, ma proprio la scansione. Vai pure avanti. Vabbè, questo l'abbiamo detto. Ah, quando parlo di inviare documenti di gara intendo referto, distinte ed eventuali allegati. Non so, cioè qua è successo qualcosa durante la partita, me lo scrivono su un terzo foglio che va mandato anche quello. Tutto molto leggibile. E siamo attenti sulle distinte, che tante volte magari mettendo i fogli un po' storti si tagliano i numeri. Devo riuscire a leggere anche il numero, il numero 8 Galligetti, anche il numero devo riuscire a vedere. Vai avanti. La copia cartacea che vi rimane, perché voi ve la mandate tutti per mail, quella che vi rimane la tenete per l'intera stagione. Alla fine potete... L'importante è che lo tenete per l'intera stagione, perché se io ho bisogno, per mille motivi potrei aver bisogno del cartaceo, posso contattarvi e chiedervi il cartaceo. Vai avanti, vai. Invio i risultati. Finita la partita, abbiamo appena chiuso il referto, il bravo allenatore invia subito i risultati. Quindi entra sempre su gestione campionati, dove entriamo per fare gli spostamenti, andiamo su strumenti, invio risultati di gara, il giorno in cui giochiamo e mettiamo il risultato. Mettiamo solo i parziali, non inseriamo 3-0, inseriamo proprio solo 25-12, 25-20, 25-13. Inseriamo solo i parziali, nella prima casellina la prima nominata, nella seconda la seconda nominata. Potrebbe capitare che voi trovate il risultato già detto, vuol dire che qualcun altro l'ha già inserito, possono avere la stessa funzione anche gli arbitri e la società, diciamo, da voi ospitata. Chi prima arriva lo inserisce. Ecco qua le domande di prima. Arbitraggio delle gare. Le gare di girone delle categorie allieve e ragazze vengono arbitrate come sempre dai dirigenti arbitri. Mentre per l'under 13 può arbitrarlo un qualsiasi tesserato. Quindi il secondo allenatore nell'under 13 può stare sul seggiolone e dirigere la gara. Anche se noi consigliamo sempre che sia un dirigente arbitro, perché almeno conosce il regolamento. Cioè noi lo consigliamo, poi fate come volete. Per i dirigenti arbitri abbiamo il corso, le iscrizioni chiudono stasera. Dimmi. Se non dovessi, in una partita open, sì, non dovesse arrivare l'arbitro? Se non dovesse arbitrare l'arbitro, come prima cosa mi chiami il buon Mirko, che cercherà in qualsiasi modo di mandarti un arbitro. Se non viene lui. Se non viene lui, magari mezz'ora prima. Mezz'ora prima. Se non c'è, la gara deve essere ugualmente giocata e dovrebbe essere diretta da un dirigente arbitro. Se non c'è il dirigente arbitro. Qualunque tesserato c'è sera. Ma noi siamo bravi, ti arriva l'arbitro, magari è ritardo. La partita deve essere sempre svolta qualunque sia la situazione. Poi sta al giudice unico verificare se la partita è possibilmente da omologare o se no, però la partita deve essere svolta, se non viene svolta il risultato è 0-3 per tutte e due le squadre. Chiamo sempre. No, ma ce l'hai, arriva, sono fiduciosi. L'anno scorso non è capitato. Era una domanda. Sì, no,
non è mai capitato la vittoria. Tornando al corso di riposo. Serve l'accordo delle due squadre finali. Serve sul referto scrivere l'accordo dei due capitani, firmato dai due capitani, se maggiorenni o i tuoi dirigenti responsabili. Allora, corso dirigenti, vai. Ah sì? Facciamo finta, c'è una partita alle 8 e alle 9 di sera. Sì. Ok, chiamiamo l'SOS lì. E questo qua dice sì, l'arbitro te lo mando, arriva tra un'ora. No, di solito arriva dentro, massimo. Ehi, vedi, noi siamo Bernardi, se ne fa arrivare un da Lecco. Ricordatevi di chiamare dentro la prima, così abbiamo un po' più di tempo per arrivare. C'è solo un'altra partita. No, per la categoria allieve no. No. Per la categoria allieve e ragazze devono essere diretti dai dirigenti arbitri. Poi potete fare la richiesta dell'arbitro provinciale solo esclusivamente se giocate dal lunedì al venerdì alle, dopo le 19.30 o 19.30. Sabato e la domenica no. Dovete avere un dirigente arbitro che parte il corso giusto mercoledì. Il corso è fatto in presenza, sono 6 incontri, 3 incontri di regolamento puro, una prova in palestra, una associativa e la serata per fare il referto. Sono allievi o ragazze? Anche ragazze, sia allieve che ragazze. Sempre per i dirigenti arbitri, non so se l'ho scritto, probabilmente non l'ho scritto, abbiamo già pubblicato le date per l'aggiornamento di chi è già dirigente arbitri, che deve tenersi aggiornato con le nuove regole. Scusa, l'aggiornamento dei dirigenti arbitri siete CSI o no? Siete CSI. Perché sono due cose diverse. Te lo faccio correggere. Ok, no, no, siete CSI. Tutto in sede facciamo. Sono a Lecco o a Magnano. Mentre, cosa che io spero che voi mi portate, ma non succederà mai, io continuo a sperarlo, se avete degli arbitri territoriali. Noi, la regola che vi ho detto prima, che non vi mandiamo più l'arbitro per le allieve, per le ragazze nel sabato e la domenica a pagamento, è perché non abbiamo abbastanza arbitri, non riusciamo a coprire le gare. Quindi, se avete qualcuno che ha voglia di sperimentare, provare a fare l'arbitro, è ben accetto. No, nessuno, qualcuno no. Tutti arrivano, tutti insieme. Sempre sul sito, nella parte della documentazione, avete già visto che c'è il piano attività completo con tutte le regole, è già pubblicato, quindi documentazione, piano attività, lì c'è il PDF. Alcuni piani attività cartacei ce li ho qua io, con qualche rivoluzione che bisogna sapere. Poi, le regole di gioco della pallavolo, la casistica e l'integrazione al regolamento tecnico, datevi il tempo di sistemarle, aggiornarle e pubblicarle. Devo proprio avere il tempo fisico. Arrivano, arriveranno. Prima di inizio del campionato arriveranno. Lasciatemi respirare un attimo, che non posso mai. Vai avanti. È quello che dicevamo prima, e se non arriva l'arbitro, chiamiamo Mirko. Mi raccomando, non chiamatelo per cose diverse da ciò che è a tutto il mondo degli arbitri. Non è mai successo. Non è mai successo, perché siete della vita. Andiamo avanti. Non inizia la partita senza. Ah, e non iniziate, nel caso non arriva l'arbitro, non iniziate partite senza aver chiamato la sua. Perché se arriva l'arbitro, voi avete iniziato a giocare, si scende e si riparte. Sei più timido. Parti, parla voce alta, se no... Ok, andiamo avanti. App Manchester, quanti di voi conoscono l'app Manchester? Oh, quanti, bello, mi piace questa cosa. L'app Manchester è un'app sviluppata dal nazionale, dove all'interno possiamo controllare la qualifica tecnica del allenatore, la vediamo verde rossa,
semplice di così non può essere. Può essere utilizzato come identità, se avete fatto il cartellino con la foto, in quel momento non ce l'avete lì perché è stato pubblicato sul campo, si è dimenticato a casa, chi neanche ne metta, e si può verificare il tesseramento. Vai pure avanti. Novità regolamentari, premesso, le novità regolamentari le trovate sempre in documentazione, circolare numero 2, che verrà pubblicata anche quella giorni. Però quella ce l'ho pronta, non solo pubblicarla, quella è già pronta. Io adesso ve ne spiego alcune, non ve le spiego tutte, perché alcune sono davvero minime, che per chi non abita cambia proprio niente. Vai pure Mirko. Allora, non addormentatevi. Il capitano in gioco richiede la formazione della propria squadra. Il segnapunti fornisce la formazione errata. Il gioco poi prosegue, nessuno se ne accorge e andiamo avanti. Successivamente, sempre il segnapunti si accorge di aver detto la formazione sbagliata e lo dice all'arbitro. Quale sarà poi la decisione dell'arbitro? In questo caso, se il segnapunti fornisce al capitano la formazione sbagliata, i punti acquisiti da entrambe le squadre vengono annullati. Tutti. I giocatori dovranno assumere le posizioni in campo al momento della richiesta formazione. Quando il nostro segnapunti gli dirà la formazione esatta, loro si rimettono come se nulla fosse successo. Vengono annullati i punti, però rimangono validi gli eventuali provvedimenti disciplinari. Quindi se io ho preso un'espulsione, ho preso una squalifica, ho preso un cartellino rosso, anche se sono l'ho preso nei punti annullati, vale lo stesso, mi rimane la sanzione. Vai avanti. Ok. Le sostituzioni vengono ovviamente annullate tutte. Rimane in caso di sostituzione regolamentare concessa su un giocatore espulso o squalificato. Io sono stata espulsa, entra Marco al posto mio. No, era più grande di me. Sono già squalificato in partita. Entra Mirko allora, non lo so, entra qualcuno. Vuoi entrare tu? Ok. Rimane visto che il provvedimento rimane valido, la sostituzione viene annullata, quindi io devo fare una nuova sostituzione. Posso rifarla con lo stesso giocatore che era entrato prima o con un altro giocatore che io ho in panchina. Io vengo espulsa, mi ha sostituito Marco, annulliamo i punti, Marco non entra più, entra Mirko. Sul reparto osservazioni. Si straccia l'effetto, se ne comincia da casa. Io spero non succeda mai. Quinto, sesto, quinto, sesto. Ok, vai avanti. Il fallo di velo. Allora, non sto qua a spiegare che cos'è il fallo di velo. Vi dico semplicemente, giro con l'altra slide. Sì, del fallo di velo, che da quest'anno, se le vostre ragazze hanno le mani alte così, l'arbitro può dire di abbassare le mani non devono superare la testa, quindi o stanno così, o stanno con le mani giù, o stanno con le mani qua, non sopra. Ma in battuta questo? In battuta, esatto. In qualsiasi caso le mani devono essere sempre giù. Però se fate proprio in terra, esatto, perché con il fallo di velo deve passare esattamente sopra, devi riuscire a nascondere il colpo della palla e la traiettoria. Vai avanti. Però vedo il mio salto, vedo il tuo salto, vedo il tuo salto. Poi no, falta, vai avanti.
il primo arbitro autorizza il servizio quando una squadra si presenta in cambio in campo in 5. Quindi sono in 5, non ha fatto in tempo a entrare lì il libero, il nostro arbitro non vede e fischia. Cosa bisogna fare? Se ci si accorge della situazione prima della protezione del servizio, si deve assegnare un due tardi di gioco. Se invece l'errore lo si nota durante l'azione, quindi noi stiamo giocando, vedo che non è entrato il libero, si deve interrompere l'azione e ripeterla, senza nessun ritardo di gioco, senza nessuna sanzione. Se invece la situazione si accorge a fine dell'azione, il suo esito viene cancellato, cioè io me ne accorgo prima di autorizzare il servizio successivo, posso cancellare l'esito e fare giocare l'azione senza alcuna sanzione. Se invece me ne accorgo all'inizio della azione successiva, non posso più fare niente. Ok? Quindi una volta che l'arbitro fischia non si può più tornare indietro. Il succo è questa roba qua. Vai avanti. Ultima. Allora, da quest'anno gli arbitri, quando fischieranno l'ingresso in campo, qualsiasi ingresso in campo sia, che sia l'ingresso in campo al primo set, alla fine di un time out, non farà più il gesto questo, ma fischierà e basta, quindi stiamo attenti, fischia, entriamo. Vai un altro slide, no? Cambia di foto. Abbiamo finito con le cose maggiori del regolamento. Vi ricordo che noi abbiamo questi canali social, quindi abbiamo il canale Telegram, il canale YouTube dove il nostro carissimo Nicola pubblica i video delle partite, delle riunioni, qualsiasi cosa stia facendo, il profilo Facebook, quindi anche lì possiamo vedere le notizie, possiamo vedere che c'è il video di Nicola. Il canale Twitter, che non è di Twitter, è Instagram, ma per me è ancora Twitter. Instagram. La nostra sezione comunicazione sta cercando, come qualsiasi sezione, sta cercando organico. Quindi se qualcuno vuole rendersi disponibile a scrivere degli articoli, a fare il redattore, a fare qualsiasi cosa all'interno del comitato, chiamateci e dateci la vostra disponibilità, che noi saremo ben contenti di accogliervi. Oltre a questi canali, voi come pallavolo noi mandiamo una newsletter di solito il martedì, dove andiamo a indicare il comunicato, se ci sono corsi, se ci sono news. Iscrivetevi, trovate il sito per sul sito iscrizione newsletter, o disiscrivetevi se non volete più sapere niente della pallavolo, ma non credo. Basta, finito. Se qualcuno vuole segnare gli attivi, andiamo a prenderli. I residenti italiani si possono ritirare in sede dopo il 14 ottobre. Perché sono lì? Scusate. Allora, il problema delle top junior. Noi come comitato non abbiamo mai accettato il discorso di inserire dei fuori quota, perché già nelle categorie ci sono 3-4 annate, ok? Per cui io capisco i problemi di società, perché li ho vissuti anch'io quando ero presidente, direttore sportivo, segretario della mia società sportiva ai tempi che furono, ma in realtà si tratta solo di organizzarsi e di partire fondamentalmente. Nella pallavolo vi posso assicurare che in prima divisione giocano ragazzi di 14 anni. Ok? Allora, per cui non c'è nessun pericolo.
per le ragazze e la crescita ci sarà c'è ugualmente, magari ci vorrà un po' più tempo perché troverà un po' più difficoltà all'inizio, ma poi la crescita ci sarà ugualmente nella pallavolo, ve lo assicuro, almeno la mia esperienza mi ha insegnato questo, ok? Tuttavia, noi facendo campionati nazionali non possiamo mettere delle deroghe. Altri comitati lo fanno, ma non fanno i campionati nazionali. O perlomeno le squadre, e questo io lo trovo assurdo personalmente, fanno un campionato magari territoriale con dentro dei fuori quota, vincono due squadre che usavano i fuori quota, poi vanno ai regionali e i fuori quota non possono giocare. È diseducativo per i ragazzi, ok? E non è corretto neanche verso le altre squadre che magari fuori quota non le avevano, perché magari a parità di condizioni avrebbero vinto loro il campionato, ok? Per cui non li abbiamo mai messi, salvo che in situazioni documentate e chiare di ragazzi magari con qualche deficit psicofisico. Allora in quel caso lì c'è dichiarazione medico, c'è dichiarazione che vogliono giocare nella categoria più grande perché non sono ancora formati fondamentalmente e loro l'abbiamo permesso. Diversamente no. Ora per quanto riguarda, per quanto riguarda il discorso del top junior, io l'ho scritto nella mail, ho detto la possibilità di giocare c'è, eventualmente potremo organizzare per la Coppa Primavera un torneo riservato a loro quattro squadre, magari che si contro loro e il loro campionato lo fanno in quell'occasione lì, ok? Però più di così non possiamo fare, sinceramente.